Pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, quei fiori non ancora appassiti. Un po' particolare prima di passare avanti con altri cantanti, e voglio dire questo qui, spero che le persone interessate mi ascolti, perché non lo vedo. Allora, se questa piazza ha questa manifestazione, se questa piazza ha le luci, se questa piazza ha i sedili, se questa piazza è importante il nome che porta, ma potrebbe diventare più importante se si ripetono delle cose come quelle di questa sera. Se questo accade, la piazza dovrebbe dire grazie al signor Enzo Scuderi, detto Merola, perché grazie a lui tutto questo avviene. Sicuramente quando Enzo Merola fra 100 anni morirà, il comune gli farà un busto e le cambierà nome alla piazza. Sicuramente metteranno un'altra icona, un'altra. Ok, allora passiamo. No, era giusto doverlo dire comunque, per chi non lo sapesse. Perché per tanti anni questa piazza è stata proprio al buio, signori, proprio al buio. Ringrazio la municipalità per l'ordine pubblico, ringrazio anche il comune di Catania, l'onorevole Stanganelli, l'amico nostro Giuseppe Bonaccorsi, comunque i ringraziamenti ci vogliono, sono doverosi. Ringrazio ancora la panineria che ci ha invitati qui questa sera. Signori, ecco voi Pietro Barbera. Ah, no, quello. Oh,
da me, cantatore Salvo Millesi. Questa sera non porterò brani miei, perché comunque giustamente canterò cover. Giusto, perché i brani inediti sono, per ora evitiamoli. Perfettamente, quanti brani canterai? Canterò inizialmente Un amore al telefono, poi Tu sei una cosa grande. Bellissimo. E poi dopo vediamo se c'è un po' di spazio. Allora ti lascio libero di pensare quello che vuoi cantare. Iniziamo, il nostro dai. Pubblico per te. È cresciuto in un attimo il bisogno di te, io con te solo un ostacolo, un amore al telefono sempre pronto a morire, non mi telefona, mi gioco l'anima, anzi tu non la so che voglia papà, non mi telefona, tu aiuto ma pensa che è solo nata storia da fornisce un calà. Grazie. Lasciamo canti spazio ancora per... oppure no, allora facciamo spazio per gli altri ospiti, gli altri cantanti, gli ospiti si sono gareggianti, poi allora, dopo se resta facciamo spazio. Conoscere adesso, allora, senza cantare, no senza... adesso lo mi presenterò. Dai un po' di voce, mi dai un poco di voce qui. Allora, è un ragazzo che sta iniziando da poco a cantare, anche lui delle sentiette da record, la sala dove sono io, oltre che un amicone e un parente mio, diciamolo, dai. Ah, io direi che hai anche figlio. È il figlio di Enzo Vero, Enzo dai, Scuderi, che rispetto okay. Tantissimo. Allora adesso abbiamo l'altro ospite, lo presenti tu direttamente? Sì. Allora, sono salito sul palco, mi avanzi per fare un po' il microfono, ok. Sono salito sul palco perché volevo presentarlo io. Assieme a Giuseppe. No, Gianni Vezzosi, napoletano, tu intendi? Gianni Vezzosi, non è napoletano. Catanese.
Vabbè, no, vabbè, d'accordo, sì, lo so, lo conosco. Catanese. Domani sera sarò con lui, pensa. Catanese. Sarò con lui domani sera. Però gli voglio dire. Neo melodico significa tipo le canzoni che ho cantato poco fa io. Tu sei una cosa grande. Vivo di te, tu sei una cosa grande. No, per specificare. Devono mantenere sia Filippo. Grande amicone mio, dai. Sali Filippo. Filippo Ferretti. Filippo Ferretti. Un applauso. Allora, io voglio fare una sola domanda a Filippo. Anche in fondo, per favore, applaudete. Ma non applaudete nessuno, perché? Allora, io volevo fare una sola domanda a Filippo. Filippo, so che tu stai facendo il tuo primo CD. Quando uscirà? Tutto qua. Primi settembre. Ok. Primi settembre, sì. Va bene. Allora, so che sei emozionatissimo. Non tanto, tantissimo. Non diciamo per più niente. Scusatemi, signore, per me è la prima volta. Ok. Ok. Grazie, grazie. A te il nostro pubblico, dai, più parliamo e peggio è, anzi, okay, non ti emozionare. Grazie. Sa, sì, sì. Ti dico una cosa, tu non sei in gara, sei ospite, però questa sera hai vinto tu per me, e sai perché? Hai superato la prova del palco. Vero, quindi ragione, hai vinto tu questa sera, sicuramente sì. E poi ti voglio dire un'altra cosa, sai perché mio cugino Adriano Celentano ha scritto la canzone L'emozione non ha voce? No, per questi momenti, per quello. Okay. Io sono mio cugino con tutte, va bene, va bene. Ok.